Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo fantastico video su Warzone. Ragazzi, come avete letto dal titolo, quest'oggi vi porto a vedere la nuova arma meta, perché ragazzi quest'arma è devastante. Ragazzi, prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace e attivare la campanellina delle notifiche. Mandate inoltre questo video ragazzi a tutti i vostri amici e fatemi sapere che cosa ne pensate qui sotto nei commenti, se la state utilizzando o meno quest'arma. Fatemi sapere se vi è piaciuta. Ma iniziamo subito a vedere questa classe. Vi premetto che l'ho livellata grazie al multiplayer free di Call of Duty. Per qualsiasi cosa scrivete qui sotto nei commenti se non sapete come scaricarlo. Allora ragazzi, l'arma è ovviamente la MAC 10. Si ottiene arrivando al livello 15 del Battle Pass. Quindi veramente in nulla ragazzi riuscirete a sbloccare quest'arma e riuscirete a livellarla, perché è abbastanza facile da livellare, si fanno bene le kill e si sale molto bene di esperienza. Allora vi faccio vedere la mia mod, nonostante non sia livellata al massimo, ma secondo me sono gli accessori che quest'arma necessita. L'unica mod che voglio fare differente è cambiare il distendimento drop shot con un calcio lungo, un qualcosa di molto rigido, perché qui ci sono tutti calci più leggeri, cose un pochino più soft. Invece voglio qualcosa di molto rigido, come il calcio dritto classico sull'MP5, perché quest'arma ha bisogno di un po' di stabilizzazione. Per darglielo mettiamo un compensatore Infinitary, che vi dà un controllo del rinculo verticale, e compensiamo quello orizzontale con il calcio anteriore. Molto bello ragazzi, perché veramente riesce così a stabilizzare l'arma. In generale preferisco la canna rinforzata pesante da 6.1, perché dà anche più danno, insomma una portata danni effettiva maggiore rispetto alla Ranger, perché appunto una canna più lunga, nonostante la Ranger ci dia più portata. Quindi io preferisco questa, la pesante. E poi un caricatore rapido da 43 colpi, che però verrà soppiantato da quello che sta qui, che si blocca a livello 51, che è un caricatore rapido da 53 colpi, che non fanno mai male ragazzi, perché quest'arma mangia letteralmente i colpi. Ragazzi, quest'arma è fortissima, ve lo garantisco. Scrivetemi qui sotto nei commenti se l'avete utilizzata. Ah ragazzi, prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace e mandare questo video a tutti i vostri amici. Fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate ragazzi. Ora vi faccio vedere subito in game quest'arma come distrugge. Andiamo su una malloppo, così giusto per andare più tranquilli e potervi far vedere. Ah ragazzi, ovviamente ci sono i doppi punti se state guardando questo video all'interno, nel periodo compreso tra il 18 e il 24. Quindi doppi punti arma per poter livellare le armi in maniera fantastica. Beh ragazzi, ora ci lanciamo a capofitto in una malloppo. Io vi porto un bel montaggio cercando di far venire solamente le migliori kill con quest'arma e spero che il video vi piaccia ragazzi. Noi ci vediamo in un prossimo e fantastico video.
Ragazzi, voglio far notare una cosa. Guardate questa Mac in confronto a questa. Cioè, guardate le due Mac a confronto. Ok? Il tizio ha perso perché non aveva davanti lo stabilizzatore del rinculo. Perché quest'arma, così, rincula troppo. Così, è un'altra arma. Beh ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. In tal caso ragazzi, vi ricordo nuovamente di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace ed attivare la campanellina delle notifiche. Mandate questo video a tutti i vostri amici e fatemi sapere qui sotto nei commenti quali configurazioni utilizzate per la Mac 10. Noi ci vediamo in un prossimo video, ciao!